ok? Shalom, shalom, shalom. Shalom. Tutta la gloria, il potere e le lodi al Padre Onnipotente. Yahawah Basham, Yahawah Shai Basham Kakdash. Yahawah è il vero nome del Padre e Yahawah Shai è il vero nome del Figlio nell'antico ebraico. I nostri doppi onori agli anziani e agli apostoli della Gran Pietramolino, in inglese Great New Stone, GMS. Loro sono gli uomini che insegnano il 100% la verità della Bibbia mediante lo Spirito Santo, da dove noi abbiamo appreso ciò che insegniamo. Shalom, che significa pace agli eletti della casa di Israele. Ricordo che il vero popolo di Israele sono i così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America, che per storia, genealogia e profezia sono le 12 tribù che oggi sono disperse in tutto il mondo. E a coloro che cercano e che servono il Signore con sincerità e in umiltà, Shalom, Yahawah Bashem, Yahawah Shai, Baraktam. E Tawada, Yahawah Bashem, Yahawah Shai, che ci ha permesso di ritrovarci oggi un altro sabato per le strade e per le vie, per insegnare, per portare, per predicare la verità della Bibbia, per avvertire il vero popolo di Israele del giudizio che sta arrivando sul pianeta Terra, del giudizio che Yahawah Bashem, Yahawah Shai sta per compiere e per profetizzare la fine e la caduta di questo regno malvagio governato da gli Edomiti, Esau, Edom, l'autoproclamato uomo bianco, nel quale ha la capitale negli Stati Uniti d'America, che gli Stati Uniti d'America nella Sacra Scrittura sono conosciuti come Babilonia la Grande, come Terra dei Caldei, come Sier. E oggi proprio di questo vogliamo parlare, vogliamo profetizzare della caduta di questo regno e la caduta di questo regno come ha profetizzato Daniele nel capitolo 2 attraverso il sogno che Yahawah Bashem, Yahawah Shai ha mandato a Nabucodonosor riguardo ai tempi che stiamo vivendo. Sappiamo che adesso stiamo vivendo negli ultimi tempi di questo sogno profetico e la pietra che va a colpire, anzi andiamola a leggere direttamente, andiamo in Daniele capitolo 2, e se Yahawah Dapu si prende la tabella qua della statua. Questo è il libro di Daniele capitolo 2. Daniele capitolo 2. Sì, è verso 42. Vuoi che leggo la fine di questo regno, no? La pietra. Leggi dal 41-42, se vuoi. Leggi dal 31.